Ciao ragazzi e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'esperienza agghiaccianti. Sicuramente mi avrete dato per disperso perché negli ultimi tempi non sto caricando video, però chi mi segue con più costanza, diciamo, saprà che sto preparando uno speciale di Halloween che inizierà il 25 di ottobre e finirà il 31 di ottobre, quindi sono 7 appuntamenti in verità, uno dietro l'altro, quindi sto lavorando tantissimo a questo progetto in particolare. Tra l'altro ho iniziato anche le dirette su Twitch, se ancora non lo sapete, qui sotto trovate il link per arrivare sul mio canale e poter seguire lunedì e giovedì le live che faccio. Però prima di iniziare l'argomento di oggi voglio farvi rivedere o vedere per la prima volta la sigla dello speciale di Halloween. So che quelli che hanno visto il video sulle tre novità la conoscono già, però sicuramente ce ne saranno tanti altri che ancora non l'hanno vista. Per darvi un'idea di cosa vi aspetta, ecco la sigla. Quindi ricordatevi l'appuntamento dal 25 di ottobre al 31 di ottobre e i video usciranno alle 3, come sempre. Bene ragazzi, possiamo passare all'argomento di oggi. Non so se conoscete la sindrome di Lavandonia o ne avete mai sentito parlare. Se siete degli appassionati di creepypasta, sicuramente il nome vi dirà qualcosa o conoscerete perfettamente la storia. Se invece non siete appassionati di leggende urbane e di creepypasta in particolare, magari non sapete assolutamente cosa sia. Non preoccupatevi perché lo dirò, nel video lo spiegherò, però giusto per fare questa introduzione vi posso dire che è una sindrome, cioè una malattia che è al centro di una storia molto oscura che ha a che fare con i Pokémon. Questa storia chiaramente è frutto dell'immaginazione, è un'invenzione. Ma non è esattamente così. In effetti c'è un fatto agghiacciante, c'è un'esperienza agghiacciante che hanno vissuto numerosissime persone, tutte allo stesso tempo, e che è collegata con la sindrome di Lavandonia. Parliamo dell'anno 1997, e questo fatto non si sa se effettivamente sia legato alla leggenda. Però mi sembra abbastanza chiaro, cioè ci sono gli indizi molto molto chiari che la leggenda si è ispirata a questo episodio. Come sempre non voglio dirvi nulla di più per evitare di rovinarvi l'esperienza agghiacciante di oggi e vi lascio al tema. Ecco quindi la sindrome di Lavandonia divenuta realtà. La sindrome di Lavandonia la conoscono praticamente tutti. Beh, mi riferisco chiaramente a chi vaga spesso tra i meandri di internet, in cerca di storie inquietanti, e a coloro che sono dei grandi appassionati di creepypasta. Eppure, scommetto che in pochi sanno che questa leggenda nasconde un segreto, una scomoda verità che una volta saputa vi farà vedere questa leggenda urbana sotto un punto di vista completamente diverso, e sicuramente più inquietante. In questa sede non ve la racconterò dettagliatamente. Oltre ad essere una delle più famose, è anche intricatissima, piena di personaggi che a tratti sembrano non c'entrare nulla con lo svolgimento dei fatti. Di conseguenza, il mio riassunto si baserà principalmente su quegli elementi che l'hanno resa famosa e riconoscibile da tutti. Narra la leggenda che i videogiochi Pokémon Rosso e Pokémon Verde, lanciati nel 1996 in Giappone, contenessero una melodia capace di agire sul cervello dei giocatori più giovani, quelli che non superavano i 14 anni d'età, provocando irritabilità, insonnia, sanguinamento da naso e orecchie e, nei casi peggiori, il desiderio di togliersi la vita. Si dice infatti che in quell'anno furono moltissimi bambini e ragazzini giapponesi che portarono a termine quell'atto orribile, o che ebbero bisogno di essere ricoverati in ospedale per aver ascoltato la famosa melodia. La stessa veniva riprodotta solo in un punto del videogame,
questo sì è reale, la città di Lavandonia, il luogo dove è ubicata la torre Pokémon, un monumentale edificio adibito a cimitero, destinato ai Pokémon morti. All'inizio non si sarebbe collegata la patologia ai due videogiochi, ma quando a seguito delle investigazioni risultò evidente che tutti i bambini e ragazzini che avevano perso la vita avevano giocato a uno di essi e salvato la partita proprio in quel punto del gioco, si riuscì a capire l'origine del disturbo. Per farla breve, la melodia sarebbe stata creata da un certo Shin Nakamura, che l'aveva ideata come parte di un piano per restaurare l'impero del Giappone e che avrebbe cercato di influenzare, attraverso quella melodia, la mente dei più piccoli, in modo che da adulti avessero potuto lottare al suo fianco. Ma dopo aver provato l'effetto della musica sul figlio di 6 anni e averlo condotto alla morte, si sarebbe lui stesso tolto la vita. Una storia tragica che alcuni vollero addirittura far passare per un fatto realmente accaduto. Ma credo che ormai sia più che assodato che si tratti solo di un creepypasta. Ad ogni modo, scavando più a fondo, a volte si scopre che quella che è sempre stata considerata una semplice leggenda urbana affonda le radici in un fatto reale, un'esperienza agghiacciante vissuta da migliaia di persone nello stesso momento e che fa venire letteralmente i brividi lungo la schiena. Il 16 dicembre del 1997, su TV Tokyo e altre 38 emittenti televisive giapponesi, venne trasmesso il 38esimo episodio di Pokémon Denno Senshi Porygon, tradotto in italiano, Soldato Computer Porygon. In quel momento, di fronte alla televisione, si trovavano circa 27 milioni di spettatori, la maggior parte dei quali bambini, naturalmente. L'episodio risultò essere, come sempre, estremamente emozionante. La serie era amatissima e stava avendo un grande successo. Quando d'improvviso, a pochi minuti dalla fine, venne trasmessa una scena che in molti non avrebbero dimenticato per lungo tempo o per il resto della loro vita. In quella puntata, proprio nel momento in cui Pikachu ferma i missili con la sua mossa Tuono Shock, la grande esplosione generata viene rappresentata mediante un'alternanza rapida di luci rosse e blu, lampeggianti, ad una frequenza di 12 Hz, per una durata complessiva di 4 secondi a 3 quarti di schermo e 2 ulteriori secondi a tutto schermo. E fu a quel punto che nelle case di 12.000 famiglie giapponesi iniziò il caos. Moltissimi spettatori, soprattutto bambini, iniziarono ad accusare gravi disturbi alla vista, vertigini, nausea, cefalea, convulsioni, perdita di coscienza e addirittura cecità temporanea. La maggior parte di essi, più di 12.000, vennero portati in ospedale, intasando letteralmente il servizio d'emergenza della loro zona. I sintomi non erano esclusivamente quelli dell'epilessia fotosensibile, che sarebbe la prima causa che ci verrebbe in mente in un caso di questo genere. Di fatto, solo ad una piccola parte dei bambini ricoverati fu diagnosticata la malattia dopo quell'episodio. Eppure, quei 6 secondi in cui la scena fu trasmessa ebbe un effetto devastante su un numero impressionante di soggetti e nessun medico fu in grado di spiegare esattamente il perché, se non attribuirlo ad un caso di epilessia fotosensibile, per l'appunto. La notizia dell'incidente, che fu battezzato dai media Pokémon Shock, ebbe conseguenze molto gravi, non solo per la salute degli spettatori, che ne caddero vittime, ma anche in altri ambiti. Le emittenti televisive che avevano trasmesso l'episodio furono costrette a chiedere scusa, ad assumersi la responsabilità di quanto accaduto e a sospendere la serie a tempo indeterminato. Le azioni di Nintendo caddero in picchiata, un 5% in pochi giorni, e il panico che un incidente del genere potesse succedere di nuovo generò un aspro dibattito nel paese, che sfociò in un provvedimento drastico: stabilire delle linee guida che tutte le serie animate avrebbero dovuto seguire, limitare i lampeggi del colore rosso ad un massimo di 2 secondi e non trasmettere mai animazioni contenenti strisce, vortici e cerchi concentrici a tutto schermo. Alla fine fu necessario attendere 4 mesi
prima che il 39esimo episodio fosse trasmesso. Ma il 38esimo, quello contenente la scena incriminata, venne fatto sparire dalla circolazione. Non venne doppiato né ritrasmesso in nessun altro posto. Un episodio perduto che nessuno potrà mai più rivedere. E fortunatamente, mi verrebbe da aggiungere. È pur vero che tutti i soggetti colpiti dal Pokémon Shock riuscirono a recuperarsi, ma alcuni di loro ebbero bisogno di un ricovero di settimane prima di poter ritornare alla vita normale. Oltre a questo, il trauma subito a seguito di quell'episodio costrinse molti di loro a ricorrere ad una terapia psicologica per riprendersi del tutto. Ora, tornando alla sindrome di Lavandonia, mi sembra che le analogie siano più che evidenti. Un disturbo che colpisce i bambini attraverso un prodotto dedicato a loro. Nel caso della leggenda è un videogame, ma le serie di cartoni animati hanno come target lo stesso tipo di pubblico. E quella più esplicita di tutti, il collegamento con i Pokémon. Nessuno l'ha mai affermato con certezza, ma sembra proprio che il creepypasta sia stato ispirato al Pokémon Shock, un episodio troppo famoso da far pensare che non sia stato preso in considerazione nel momento in cui si scrisse il racconto. Quindi, possiamo dire che la sindrome di Lavandonia sia reale? Ovviamente no, ma che sia solo frutto dell'immaginazione non è del tutto vero. Alle sue spalle ci fu una vera esperienza agghiacciante. Beh ragazzi, come vi dicevo, non è detto che questa storia sia stata l'ispirazione della sindrome di Lavandonia. Non è assicurato al 100%, però non si può assolutamente negare che ci sia un collegamento tra le due molto forte. Si parla di un problema che ha avuto a che vedere con dei bambini, che ha, diciamo, colpito dei bambini, e poi si parla di Pokémon. Più di così oggi credo di non dover dire, perché dare un'opinione su questo episodio sarebbe un po' sciocco, nel senso che nessuno ha voluto fare del male a proposito a quei bambini, no? Come nella leggenda. È semplicemente stata una casualità e una cosa che non era mai successa fino a quel momento. E chissà se questo non ha evitato poi in futuro situazioni ancora peggiori, no? Quindi, cioè, il fatto che siano state stabilite delle norme su come devono essere cartoni animati in Giappone, credo che sia servito di lezione a tutti gli altri paesi. Questo non lo so, con certezza, però immagino di sì. L'esperienza ghiaccianti tornerà tra 2 settimane e tra circa 3 settimane, credo. bisogna vedere, insomma, anche con gli impegni come riesco a inserirlo, però ci dovrebbe essere un'altra puntata anche di Svanite nel Nulla. Per il resto, una volta finito Halloween, ritornerò a fare i video come sempre, i 2 o 3 appuntamenti settimanali, e basta, adesso sì. Ci vediamo quindi al prossimo appuntamento che vorrete seguire, come vedete avete differenti possibilità, e se no, alla prossima esperienza ghiacciante. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.